Segui La 7 anche su Instagram. La 7, ovunque con te. Che polemica è questa? Che polemica è quella sui funerali di Stato? Ma allora, intanto raccolgo l'invito di Goffredo Buccini alla per compostezza una volta, per una volta. Compostezza però non significa che non si possano con compostezza vedere contemporaneamente luci e ombre, contraddizioni e tutti gli aspetti. Tutto sommato è quello che si sta cercando di fare, magari non tutti i giornali, sì, non tutte le televisioni, però nell'insieme delle tante voci e poi anche piano piano, magari una cosa è a caldo, una cosa è piano, certo, piano, perché sicuramente un giudizio storico più ampio e che tiene conto anche di tutti gli aspetti controversi. Questa rete è figlia e ha una storia molto lunga e una storia di acquisti eccetera, ma è una storia che proprio ai suoi albori, c'eri anche tu Tiziana, ha anche, come dire, sentito sulla pelle che cos'era il potere di Berlusconi in quel momento. Mi permetto di dire questa cosa, per dire tutto questo si può dire con compostezza, senza negare gli aspetti innovativi, importanti sul piano non soltanto della comunicazione, ma della politica, perché tutto è cambiato con Berlusconi, molti di noi hanno cominciato a fare questo lavoro in quella cesura che si è creata con la Prima Repubblica, e quindi queste cose vanno viste e non si può negare una dimensione del personaggio che è molto grande, al di là del giudizio politico che se ne può dare, essere certo, anche critico, e anche critico rispetto a un'azione di governo che, secondo me, questo forse lo possiamo dire, non è stata subito proporzionata e non è stata proporzionata alla dimensione del personaggio, cioè poi alla fine il risultato politico delle azioni di governo. Certo, quali riforme ci sarà uno tempo le può andare per a vedere, parlarne, certo, non c'è certo bisogno di negare la bandiera a mezz'asta a una figura che ha ricoperto cariche istituzionali. O anche di discutere sul lutto nazionale, perché tu poi puoi ragionare rispetto, diciamo, alle convenzioni. Allora, la questione del lutto nazionale è una questione che noi abbiamo già visto in altre circostanze, no? Quindi su quello, diciamo, non c'è polemica. La questione del funerale di Stato è una novità, e però è vero pure che forse, tra l'altro, è il più longevo tra i nostri presidenti del Consiglio, Berlusconi, no? È quello che ha governato più a lungo, penso proprio di sì, che ci sia questo Consiglio. Prima l'inviato si riferiva anche ad altre, ma naturalmente sì, quelli erano funerali di Stato perché erano stati presidenti della Repubblica, esatto. Però ci può stare e non c'è bisogno di dividersi su questo. E poi è discrezionale, credo, no? Assolutamente. Cioè, la decisione del governo è di questo governo, quindi questo governo ci sta che faccia questa scelta, e anche che tutto sommato anche le opposizioni che non ci sia una grande polemica su questo. Poi, ripeto, tutto si può dire, tanto è stato scritto, tanto può essere scritto, ancora, analizzato, certo, e studiato oggi e raccontato oggi anche con, insomma, con spirito appunto composto e anche con... Sì, sì, di ragionamento evidentemente. Alessio. Ha fatto molto discutere un articolo del Financial Times questa mattina, Tiziana, vado a mostrarvi soltanto una piccola parte che è ripresa dai quotidiani italiani. La morte di Berlusconi crea difficoltà al governo Meloni, difficoltà legate alla tenuta del governo stesso. È un'esagerazione, Alessandra? Ma io penso di sì, sinceramente. Non credo che sia, adesso poi naturalmente lo vedremo, c'è questo ufficio di presidenza che è semplicemente un primo incontro anche per adempimenti. Ci sono tante difficoltà, ovviamente lascia un vuoto incredibile. È lascia politico, anche un problema sul simbolo, lascia anche un problema di debiti, cioè, di 100 milioni, lascia un problema soprattutto di leadership e di successione che non ha voluto per primo coltivare, no? Quanti delfini spiaggiati abbiamo raccontato nelle nostre varie dirette, racconti e pezzi. Quindi questo è sicuramente un problema che però credo che la forza di attrazione dello stare al governo, cioè dello stare in maggioranza, sia un elemento di stabilità per il governo Meloni. Non credo che parlamentari di Forza Italia corrano da Matteo Renzi o a fare cose di questo tipo. Ci vorrà un po' di tempo, naturalmente c'è un grosso bacino elettorale a disposizione, magari si potrà andare verso questo partito unico, molti giornali ne scrivono sì, oggi. Ci sarà una competizione con Salvini, però vediamo.